cena, scusami. Fantasia. Grazie dottoressa Carrino, direttrice dell'Archivio di Stato, che ci regala un'altra piccola chicca. Beh, questa volta l'Archivio di Stato ha fatto una cosa che per me è straordinaria, perché siamo riusciti a mettere insieme i documenti che sono negli archivi della città di Napoli, documenti relativi all'architettura del decennio francese. Quindi questa mostra è frutto di una collaborazione intensa sia con l'Archivio Storico del Comune di Napoli, sia con l'Archivio della Società di Storia Patria e anche di collezionisti privati. Quindi significa che c'è uno sforzo congiunto da parte dei curatori sicuramente, ma da parte delle istituzioni, di presentare i tesori. Tesori importantissimi, perché guardando questi documenti, che sono soprattutto mappe, carte, disegni, si riscopre quella che è la città che noi vediamo tutti i giorni, quei segni tangibili delle emergenze architettoniche che non riusciamo più in qualche modo a ricondurre, perlomeno coloro i quali hanno degli occhi meno esperti di altri, a quelle che sono state le innovazioni urbanistiche architettoniche del decennio francese, che hanno lasciato una parte fondamentale. Le valenze sono tante, storiche, artistiche. Probabilmente, direttrice, dire architettura e urbanistica sembrerebbe una mostra di settore, mentre invece il fascino è nel leggere e nel vedere il progetto del tracciato della strada di Capodimonte, oppure un quadro del genere che ci mostra lo studio e i vari decreti che poi accompagna Napoleone o chi per esso il Murat subito dopo. Ma sai, io penso che c'è anche un'altra piccola particolarità. Ci sono dei disegni di opere che erano state messe in cantiere e che poi, per la brevità chiaramente di quella che è stato il regno francese, non sono state più realizzate. Quindi in qualche modo vediamo quello che potevano essere le nuove architetture, le nuove cose che venivano fatte. L'idea che ci dava è soprattutto la mappatura del catasto, gli editti relativamente al cimitero. Noi veniamo dalla penisola sorrentina, dove Giacchino Murat andò alla conquista di Capri per la cacciata degli inglesi, e quindi l'interesse è molteplice. Siate così gentili da invitare i nostri lettori a venire a riscontrare poi nei documenti questi fatti. Assolutamente. E poi voglio dire, per arricchire, possiamo dire scenograficamente, la mostra, abbiamo riprodotto di piccoli fregi, questi che voi vedete in oro, che sono dei fregi che noi abbiamo nell'archivio, che erano addirittura dei fregi che venivano messi sulle divise, praticamente fregi in oro, sì. Quindi voglio dire, c'è un po' tutto, però c'è soprattutto la Napoli. C'è il console che è qui con noi, perché questa cosa è stata fatta anche in l'Istituto francese e con quanto oggi il console sta facendo per fare sempre rete con le istituzioni culturali della città, cosa che, a dire la verità, ci onora, perché noi crediamo fortemente nell'archivio di Stato, nella rete tra le istituzioni a Napoli, per far crescere culturalmente la città, devono fare rete, devono imparare a parlare insieme agli altri. E grazie a voi che è arrivata qui non da molto, state portando avanti questo discorso che ci permette di vedere l'archivio come contributo culturale a tutta la crescita della città. Grazie di cuore. Grazie sempre. Ci presentate il console? Certamente, console, buongiorno Lorato. Bene, qua c'è la stampa che vorrebbe... Console, buongiorno, se ci mettiamo con questo sfondo dietro... Molto, molto gentile, però non so per niente... No, ti voglio tenere la cartella. Grazie. Di